Ciao a tutti, oggi prepareremo le ciambelle fritte. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 15 minuti circa. Gli ingredienti sono farina manitoba, lievito di birra, uova, latte, strutto, zucchero, rum, scorza di limone, il succo di mezz'arancia, un pizzico di sale e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza del limone, e lo zucchero, e facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero. Adesso aggiungiamo il latte il succo d'arancia il lievito e lo strutto. E facciamo amalgamare per 2 minuti a 37 gradi, velocità 3. Adesso aggiungiamo la farina il sale e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. Azioneremo il bimby per 5 minuti a velocità spiga. Trascorso 1 minuto, leveremo il misurino e verseremo prima le uova e poi il rum e faremo continuare a impastare il bimby. Facciamolo partire in modalità spiga. Leviamo il misurino, versiamo le uova. E il rum. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola che abbiamo precedentemente infarinato e lasciamolo lievitare 1 ora coperto da un canovaccio. L'impasto è lievitato, adesso lo stenderemo tra 2 fogli di carta da forno per poter formare le nostre ciambelle. Mettiamo un po' di farina, l'impasto risulterà appiccicoso. Posizioniamo il foglio di carta da forno e iniziamo ad appiattire. Adesso stacchiamo la carta da forno. Comunque, per aiutarvi meglio a stendere l'impasto, utilizzate un po' di farina sopra l'impasto per renderlo meno appiccicoso.
Prendiamo una sfoglia di questo spessore e adesso noi con questo stampino formeremo le ciambelle. Voi potrete utilizzare anche delle ciotoline. Adesso togliamo la pasta in eccesso e lasciamo lievitare le ciambelle per un'altra ora. Trascorso un'altra ora, le ciambelle sono lievitate. Adesso le friggeremo in olio caldo e poi le passeremo nello zucchero semolato. Ciambelle fritte. Sono sofficissime. Grazie e alla prossima ricetta.